Ho sentito Loreto Marcelli, il nostro consigliere, che mi ha detto di porgere i saluti, ma probabilmente non riuscirà a stare qui perché, come sapete bene, è stato riferito, è in discussione al Consiglio regionale una cosa seria. Quindi fatto questo preambolo, si scusa, però non riesce a stare qui. Mentre entrando nel merito di questa riunione, intanto onore ancora Francesco che sta, nonostante l'età, ancora a martellare per quello che deve essere fatto e perché ma perché non ci mette da lui come mettiamo noi. Ma magari. Allora, al di là di questo, probabilmente è il momento in cui bisogna superare la politica stessa e su questo siamo d'accordo. La cosa più interessante è vedere nei dibattiti i primi tre quarti d'ora parlare di tutto ciò che sono i problemi, di tutto ciò che hanno trovato, di chi ha provocato il problema, poi nell'ultimo quarto d'ora, nelle domande serie in cui si incomincia a dire ma che faresti, che si deve fare, allora si incomincia a ragionare, facciamo i tavoli oppure ci vediamo e alla fine non esce assolutamente niente. Quindi ritornando su questi 8 punti, qua c'è un lavoro, potrei parlare per ore sulle problematiche che vanno, che non vanno, sui problemi politici, su come sono nati, perché nella figura di sindacalista, poi con Fabrizio lo sa perfettamente, io sono più portato a fare i dibattiti perché è nel confronto che poi escono le criticità, perché è vero che c'è stata la gestione politica, non c'è stata una gestione, eppure è vero, non parlando di politica, ma nella gestione è pur vero che i vertici contano molto, perché fin quando chi sta al vertice è a cadere, ci sono i cosiddetti scheletri negli armadi, la gestione poi alla fine non può essere mai lineare, quindi è pur vero che quando si vogliono far cambiare le cose, le persone sono importanti, non bisogna dire che le cose cambiano se non si va a vedere e a mettere le persone giuste nel posto giusto. Fatta questa premessa, io vorrei che di questi 8 punti almeno il primo punto fosse quello svolto, perché noi stiamo in una situazione piuttosto imbarazzante, il personale non c'è. E il secondo punto sono i posti letto, poi si può parlare di tutto. Se non si esce da questa assemblea dicendo ci sono 8 punti, vogliamo incominciare a vedere il primo e il secondo punto, qua potremmo fare tantissime riunioni. Io se volete posso pure parlare 2 ore, ma terminerei qua semplicemente così. Poi se volete a disposizione. Sì.